Non ricordo dove, ma un po' di tempo fa ho letto che in ogni grande romanzo ci deve essere un viaggio e che ogni racconto alla fine è un racconto di viaggio. Questo non è un romanzo, ma è un diario di un viaggio ed è un viaggio attraverso un capitolo di storia con la S maiuscola. Amici di leggenda, buon caldo a tutti. Oggi parliamo di Attraverso la mitraglia di Herman Guerra, pubblicato dalla casa editrice Spartaco. Guerra è un regista spagnolo vissuto nella prima metà del Novecento, che ha lavorato soprattutto tra Parigi e Berlino ed è conosciuto per lavori come La Commune e Carne de Fieras. Due lavori in realtà riscoperti negli anni 90. Negli anni 90, per l'appunto, Armand Guerra viene riconosciuto come un precursore del neorealismo e viene riconosciuta la sua importanza e la sua influenza su registi sia italiani che francesi, oltremodo poi per gli spagnoli. Quest'opera è un diario di viaggio, per l'appunto, sono gli appunti, scusate il gioco di parole, che Armand tiene durante un reportage che compierà il 36 e il 37. Nel 1936, infatti, lui si trova in Spagna, ha appena finito di lavorare a Carne de Fieras e il Comitato Nazionale del Lavoro gli commissiona questo reportage, queste riprese tra i fronti e le retrovie della guerra civile spagnola. Io in questo video non voglio parlare della guerra civile spagnola, né tantomeno della storia europea dell'inizio del Novecento, perché non sarebbe il focus su cui mi voglio centrare, e poi in realtà non è quello che resta alla fine della lettura di questo testo. Intendiamoci, il retroterra storico, il contesto storico è fondamentale. Più avanti vi dico anche perché, vi dico uno degli aspetti per cui è fondamentale, però in realtà quello che resta alla fine della lettura del testo, alla fine della lettura di questo diario di viaggio, è indubbiamente il lato più umano, più sincero di Armand. Proprio per questo il libro si apre con una lettera della figlia di Armand che nel 1936 è bambina, proprio piccola, e non ha avuto modo poi di conoscere il padre perché le riprese di Armand del 36 e del 37 sono perdute, purtroppo non sono state più ritrovate e ci resta di questa esperienza soltanto questo libricino. Soltanto il suo diario di viaggio, queste annotazioni sparse, insomma, che lui prendeva durante le riprese. La figlia di Herman riceve questo libro nel 1992. Il padre era morto nel 1939, quindi 2 anni dopo la stesura di questo diario. E ciò che scrive la figlia ormai adulta è il fatto di aver conosciuto il padre proprio attraverso le parole di questo testo. E in effetti tra le annotazioni, tra i ricordi di Herman, si delinea insomma la personalità di questo regista e viene fuori proprio il suo lato più intimo, il suo aspetto più umano. Indubbiamente la guerra segna questo testo ed è fondamentale comprendere quando viene scritto questo diario. Siamo nella guerra civile spagnola, guerra importante non soltanto per la Spagna, essa è il banco di prova del secondo conflitto mondiale. Prendono parte alle lotte contro il fascismo in Spagna personaggi eccezionali come Orwell, Hemingway, i fratelli Rosselli dall'Italia. Partono per andare a combattere contro le truppe fasciste, contro le truppe italiane, al motto di oggi in Spagna, domani in Italia. E proprio perché in effetti questa guerra assume una connotazione, potremmo dire, almeno dal punto di vista ideologico, universale. Ed è così il linguaggio di Armand. Il linguaggio di Armand è fortemente retorico, è quasi profetico, universale per l'appunto, sempre eroico. In realtà questo stile, che un po' può disturbarci perché non siamo più abituati a scritture con un retroterra ideologico così forte, in realtà dicevo questa scrittura tende a scemare. Più andiamo avanti, più in realtà ci rendiamo conto che più Armand conosce la guerra e più il suo linguaggio diventa dismesso e colloquiale. Le tirate retoriche che sono tipiche delle prime pagine lasciano il posto per l'appunto a riflessioni critiche sulla guerra, sulla natura umana, sulla diplomazia internazionale, sul peso che la guerra ha avuto sulla coscienza popolare spagnola e il peso che le potenze, di come dice Armand, del mondo cosiddetto civilizzato hanno avuto poi in questo conflitto. Dicevo però questo,
non è il focus di questo video perché ciò che ci resta alla fine è proprio il carattere più umano, più sincero. Armand non fa questo viaggio da solo, fa questo viaggio con una troupe di 6 persone e sono i rapporti con queste 6 persone, i rapporti di queste 6 persone con il resto dei personaggi che incontriamo lungo il cammino che ci restano impressi. Al lettore alla fine resterà impresso l'aiuto regista Martin e le sue battute improponibili, i suoi giochi di parole assurdi. Per cui tutto il resto del gruppo, il lettore con tutto il resto del gruppo vorrebbero picchiare pesantemente Martin. Ci resta il ricordo di Cotiello, il delegato del sindacato, il delegato sindacale che ha una tosse incurabile, per l'appunto rappresenta il sottofondo sonoro insieme ai colpi di mitragliatrice costante in tutto il viaggio. E con queste persone Armand si relaziona e con queste persone Armand condivide paure, timori, pallottole, sangue, fango, ma anche speranze, momenti di vita quotidiana, risate. Due momenti che mi sono rimasti molto impressi sono ad esempio il momento in cui Armand torna a Madrid dalla famiglia per andare a vedere la bimba che dorme. Riesce a tornare soltanto di notte, quindi i rapporti con la figlia sono sempre dei momenti di silenzio. Lui vede questa bambina che dorme e poi ritorna sul fronte. Qui emerge tutta la sua tenerezza. Poi c'è un altro momento chiave, fondamentale, verso la fine del testo, un momento in cui per l'appunto l'aiuto regista Martin chiede di essere esonerato dall'accompagnare la troupe in una zona di guerra, perché ha paura. Il senso di dovere, le tirate retoriche dell'inizio di questo testo ci fanno pensare a un Armand che rimprovererà il suo aiutante, lo costringerà ad andare al fronte. In realtà Armand che dall'inizio alla fine conosce i diversi aspetti della guerra, diventa molto più umano, va al fondo dell'animo del suo aiutante, lo comprende e ha nei suoi confronti parole di amico e per questo non lo costringe a seguirlo. Contemporaneamente però noi ci rendiamo conto del senso di sacrificio, del coraggio, del senso di abnegazione di Armand e si delinea davanti a noi questa figura eccezionale di un regista che è al contempo un profondo amatore della libertà, dell'uguaglianza, un feroce oppositore del fascismo. E questo personaggio è uguale, cioè quest'autore che per noi si delinea come personaggio è uguale a tanti altri personaggi che incontra, come ad esempio il campesino, che è questo guerrigliero eccezionale, di un'umanità assurda, terribile con gli avversari e bambino con i suoi amici, che sembra essere uscito da un romanzo, in realtà una figura reale, una figura autentica ed è stato una colonna portante della resistenza spagnola. In conclusione, il testo è importante e interessante, almeno per altri due motivi. Quello storico, indubbiamente siamo di fronte a una testimonianza storica che aiuta a comprendere chi è interessato a capire che cos'è stata la guerra civile spagnola e come essa è stata vissuta almeno da uno dei due fronti. Dall'altro lato, ed è l'aspetto forse meno ovvio, Armand è un regista e quindi tende a guardare il mondo sempre con gli occhi di chi cerca la visuale perfetta. Ci sono quindi delle descrizioni all'interno del testo, delle rappresentazioni del paesaggio eccezionali, che lui costruisce quasi livello su livello come se stesse ponendo al lettore una fotografia. E ci sono per l'appunto delle descrizioni assurde. Ci rendiamo conto che Armand conosceva, oltre alla macchina da presa, anche la lingua come strumento di rappresentazione. Poi ci sono delle notazioni proprio professionali, in cui Armand ci parla delle cineprese, degli obiettivi, di dove posizionare la macchina per ottenere un determinato effetto, della luce, i tempi di esposizione, delle note per l'appunto di mestiere che arricchiscono il racconto e lo rendono molto interessante. All'interno del testo del mio articolo su Leggenda Letteraria trovate delle citazioni tratte dal testo che arricchiscono quello che io vi ho detto in questo video e insieme a Armand Guerra e alla casa editrice Spartaco io vi invito a fare questo viaggetto in Spagna con noi e con Armand e con Martin, con Cotiello e con tutti gli altri personaggi. E come sempre, state lettori.